Siamo qui con la dottoressa Guglielmino, candidata dell'Italia dei Valori alla Regione Sicilia, per porle alcune domande riguardo la sua candidatura. Come mai lei, che non ha mai fatto politica finora, si candida? Perché sono consapevole della drammaticità del momento. Il fatto che non esista lavoro, nelle nostre zone non esista lavoro, c'è una grande crisi economica, sta facendo sì che i nostri giovani stanno andando fuori. E per evitare ciò qualcuno deve pur metterci la faccia per cercare di rimediare agli sbagli della politica del passato. Ma pensa davvero che in un territorio maschilista come quello siracusano, che ha espresso Pippo Gianni, famoso per il suo "le donne non ci devono scassare la minchia", pronunciata addirittura in Parlamento, possa davvero farsi rappresentare da una donna? È proprio per andare contro la vecchia politica che considera le donne in questa maniera che bisogna candidarsi. Bisogna fare capire che la donna concentra in sé, oltre che la cultura siciliana, che è quella che ancora non. La cultura siciliana delle donne non è ancora stata considerata benissimo da nessuna parte, incentra in sé l'ideale della famiglia e l'ideale dell'economia. Per cui è proprio dalle donne che bisogna rinascere e bisogna ripartire. Molti ritengono la sua candidatura di servizio in favore di altri candidati. Lei cosa dice al riguardo? Mi viene solo da sorridere, niente di più falso, considerando che il primo paese dove è stato Antonio Di Pietro, che è il nostro leader nazionale, della provincia di Siracusa ovviamente, è stato proprio Palazzo Lacreide. E considerate una candidatura di servizio una persona che vi porta Antonio Di Pietro per la prima volta in un paese come Palazzolo. Mi sembra assurdo il considerare ciò, anche se questo dai miei detrattori era già stato detto parecchie volte. Le persone sono sconvolte dai costi della politica. Per esempio, un deputato regionale in Sicilia prende come indennità 7.800 euro netti al mese, come diaria 4.000 euro netti al mese, come portaborse 4.700 euro netti al mese, spese telefoniche 400 euro al mese, viaggi di aggiornamento internazionale 300 euro l'anno, rimborso spese varie 1.000 euro al mese. Come la pensa al riguardo? Non conosco bene le cifre, però sono convinta che se realmente sono queste vanno notevolmente diminuite. Anzi, un'idea potrebbe essere correlare proporzionalmente al reddito Istat dei siciliani l'indennità dei parlamentari, così che aumentando il reddito Istat aumenta l'indennità, diminuendo diminuisce, facendo sì che si rendano conto anche i parlamentari che lavorando bene riescono ad incrementare il loro reddito, incrementando quello dei siciliani. A fronte di queste spese non ci sono soldi per pagare le imprese che devono pagare i lavoratori e molti aspettano anni per ricevere soldi dalla regione. Che ne pensi? Dovrebbe farsi una legge e far sì che praticamente tutte le cooperative, perché non parliamo solo di imprese, ma parliamo anche di cooperative di lavoratori, dovrebbero essere saldate perlomeno fino all'80% nei primi 90 giorni. Per incrementare la nostra forza lavoro e far sì che queste imprese e queste cooperative vadano avanti senza rischiare il fallimento. Sul fronte della sanità, settore che la riguarda, cosa pensa vada cambiato? Come si devono migliorare i servizi ai cittadini? Bisogna decentralizzare, non far arrivare tutto all'ospedale, al primo livello. Bisogna decentralizzare gli ambulatori, portare i servizi verso i cittadini e non far sì che i cittadini vadano verso i servizi, per cui portare tutti gli ambulatori di specialistica, portare le CAU, portare tutto nei paesini, cercando di evitare che siano i pazienti ad andare verso l'ospedale. Deve essere l'ospedale decentrato che va verso i pazienti, così che si ha una notevole diminuzione delle spese sanitarie e un notevole decentramento degli ospedali, che in questo momento lavorano male proprio perché troppo oberati di lavoro.
In questi anni si è detto che per risolvere i problemi occorreva privatizzare, almeno parzialmente. A questo scopo si sono creati consorzi per l'acqua come SAI8 a Siracusa e le nuove SRL provinciali dei rifiuti, e questo nonostante l'opposizione di molti sindaci. Qual è la sua opinione al riguardo e cosa sosterrà in caso di eventuale elezione? Io sono assolutamente contro le privatizzazioni, d'altro canto non potrebbe essere che questa la mia posizione, considerando che l'IDV ha proposto già un referendum per l'acqua e in ogni caso i beni comuni, quali l'acqua e quali i rifiuti, debbono assolutamente non essere privatizzati. Questa intervista andrà su internet, dove verrà visualizzata soprattutto da giovani, costretti ad emigrare per lavoro, nonostante anche i molti titoli di studio acquisiti negli anni. Spesso sono delusi e non vogliono manco votare. Lei cosa vuole dire loro? No, spesso penso che siano sempre delusi i giovani, sono delusi nelle loro aspettative perché dopo anni di università si ritrovano a non fare niente, si ritrovano davanti a, dopo un'università che gli ha propinato tanta teoria e pochissima pratica, si ritrovano a non poter lavorare. Cosa devo dire loro? Non votare è l'assurdo, perché così aiutano la vecchia politica ad andare avanti. Loro debbono votare per le forze nuove, perché bisogna far sì che assieme, coesi, con loro, soprattutto con loro, non con le vecchie generazioni, perché le vecchie generazioni come la mia ormai bene o male siamo sistemati tutti, soprattutto con loro e per loro dobbiamo combattere per una Sicilia nuova.